Buongiorno, eccoci qua. Allora, avete finito di abbuffarvi come maiali? Io in realtà no, perché manca ancora la Befana. E è il mio compleanno, tra l'altro, dopo la Befana. Vabbè, dettagli. Comunque, eccoci qua. E questo è il video, mi era stato richiesto, ma comunque avevo già intenzione di farlo, dove vi mostro, oltre a tutti i progetti della Bidi Christmas Box di Perline per Bijou, vi lascio il link qua sotto di quando ve l'ho mostrata chiusa, vi metterò anche i link degli schemi che ormai sono disponibili su Etsy, dei progetti, e vi mostro alla Carlona, no, non si dice alla Carlona in questo caso. Vabbè, vi mostro un po' velocemente anche quello che c'era nelle varie bustine. Non sto ogni singola bustina del giorno, quello che c'era dentro, perché ho tutto fuori e non mi ricordo onestamente. Però, oltre a farvi vedere il progetto, vi mostro quello che appunto erano i materiali. Allora, vediamo, io ho tutto all'interno messo così, ho diviso tutto man mano che facevo. Quindi è tutto in disordine, c'è caduto come al solito. Buongiorno anche a te. Sì, perché sono sulla scrivania e non in salotto, perché c'è di là Diego che guarda la TV. Allora, vediamo se riesco ad andare nell'ordine. Qual era il primo adesso? Questo. Tu cosa sei? Eccolo qua, sì. Allora, dove sono gli orecchini qua dentro? Ragazzi, panico. Allora, primo progetto erano gli orecchini Edelweiss, quindi le bustine dall'1 al 5. Ah, eccoli qua. Allora, quindi abbiamo, vedete, le varie bustine. Qua dentro cosa c'è? Eccoli. Scusate, un po' di caos. Dall'1 al 5. Il 5 è quello che annunciava lo schema con la bustina di tè, che tra l'altro è ancora qua dentro, perché l'avevo tenuto per fare il video. Oh là, che profumo! E qui abbiamo questo bellissimo Christmas tea infuso di spezie ayurvedico. Boh, però ha un profumo molto interessante. Quindi, e nelle varie bustine avevamo allora Rivoli da 14 mm, della Swarovski, le Monachelle. Non sto davvero andare troppo nel dettaglio, sennò ci mettiamo una vita, ragazze. Rocaille nelle due misure, poi le Delica Miyuki, poi avevamo Super 2 Gem Duo ed infine perle da 6 e mezzi cristalli. Il progetto è questo. Oh, issa. Eccoli qua, sono gli orecchini Edelweiss e ricaduto tutto, ragazzi. Vabbè, lo tengo con la mano intanto. Eccoli qui. Questo è davanti. Oh, issa. Rivoli incastonato con le Delica. E questo è il retro. Poi voglio che ti blocchi, perché non posso stare tutto il tempo con la mano così. Vediamo se lo faccio così. Ecco, forse ha più. Boh. Poi, e questo era il primo. Mettiamoli qua. Poi abbiamo le bustine dalla 6 alla 10, eccoci qua, con il loro tè. Dov'è? Qua. Ok, questa è la Relax. E abbiamo, sì, sono loro. Ah, questo non c'entra niente, scusate, era il prototipo di mesi fa. Allora, qua avevamo le goccine, che in realtà non ho usato effettivamente io nel progetto, perché non c'era anche in quello originale e non volevo cambiare. Poi le Rocaille 15 e 11, Arcos y Minos, Bicono da 4 mm e vabbè, i Rivoli da 14 mm e i perni, ovviamente tutto Swarovski. E questi erano gli orecchini. Perché sono dentro qua in questo caso? Vabbè. Eccoli qua. E questi sono gli orecchini. E gli orecchini, non mi ricordo se l'ho detto, sono gli orecchini Hazelnut. Eccoli qua.
Ora andiamo dal aspettate, se non ricordo male, sì, dal scusatemi, dall'11 al 15. Eccoci qua. Oh, vieni fuori tutto quanto. Ok, sì. Allora, vediamo il nostro tè a che sapore era. Allora, voi siete là e state le vicine. Madonna, sarà un casino dopo sulla scrivania, ma dettagli. Allora, eccoci qua con il nostro tè. Poi, vabbè, le varie bustine, bustarelle. In questo caso avevamo delle gocce lunghe, qua i colori andavano sui colori freddi. Poi, qua era un sacco di roba in effetti. Super 2 mezzi cristalli da 4. Poi, le 3 misure di rocaille argentate. Sì, Diego di là che parla. Poi abbiamo. Iris 2 Drop Duo, anche qui argentate. Poi abbiamo le Ginkgo blu. Ed infine c'erano i perni e i rivoli. Eccoci qua. E questi sono gli orecchini. Oh, eccoli qua. Sono gli orecchini Starry Night. Questi devo dire che mi piacciono un sacco. E tra l'altro mi piace molto anche adesso. Chi ha lo schema lo sa, se no, se volete acquistarlo. Mi piace anche molto il primo passaggio dove si va a fare praticamente solo l'incastonatura così a triangolo che può ricordare un po' un cuoricino. E devo lavorarci su. E questi sono gli orecchini Starry Night. Poi, penultimo. Fino al 20, sì, fino al 20 abbiamo. Ok, sì, tu puoi andare lì. Andiamo a vedere il nostro tè. Adesso finalmente posso anche vederli. Perché, tra l'altro, ragazzi, ho smesso di fumare. Cioè, smesso, sto smettendo. La terapista sono seguita dall'istituto di fumori. Dice: no, non devi dire di smesso, devi dire sto smettendo, non sto fumando. Quindi non sto fumando dall'8 dicembre, dopo circa 15 anni della mia vita. Comunque, volevo darmi ai tè e le tisane per cercare un nuovo vizio, ma almeno lì faccio plin plin e chi se ne frega. Comunque, niente qua, tutte le varie bustarelle. Qui abbiamo, allora, aspettate, cosa mi sono persa? Dov'è l'inizio? Vabbè, no, andiamo a caso, scusate. Gli orecchini, il materiale per gli orecchini Silent Night, avevamo queste perle cerate in vetro 8 mm. Poi, dov'è la? Ah, eh sì, grazie al cavolicchio. Aspettate, dov'è l'altro orecchino? Ho perso un orecchino, ragazze. Allora, volevo farvi vedere questa. Ecco, vabbè, questo è il progetto. L'ho anticipato, l'ho spoilerato perché volevo farvi vedere queste perle, dov'è qua? Che sono perle celate da 12 mm con il buchetto, non è il foro passante. E giustamente diceva: ah, no, non ce l'ho nella bustina, negli orecchini. Ma ragazzi, ho solo un orecchino. Dove ho messo l'altro? Sarà ancora sul vassoio. Piccoli misteri di Natale. Oh, è passato mio figlio, gli devo tagliare le dita. Comunque va bene, questo è l'orecchino Silent Night, vabbè, il suo gemello è in giro, lo troverò. Quindi avevamo queste perle grandi, le monachelle. In questo caso usavamo, Valeria ha scelto il rose gold, poi super duo quasi finite e kite. Faccio vedere velocemente anche i colori in caso stoppate il video. Le perle da 8 ve le ho fatte vedere. Le rocaille in questo unico caso della Tho come rose gold, tutte le altre volte erano Miyuki. Ed infine, sì, scusate, sono distratta perché sto pensando dove è finito l'orecchino.
I Bicono 4 mm, Black Diamond Shimmer, anche qua avanzati solo due. E quindi questo era il penultimo progetto. Ora l'ultimo, quindi fino al 25, ragazzi, sì, perché il 25 dicembre chi aveva acquistato la BD Christmas Box ha ricevuto la mail. Ok, eccolo qua il nostro test. Poi, oddio, tu non ti perdere, vai qua. Tutte le varie buste bustarelle, il tutto è dentro qui. Allora, vediamo che gli orecchini li voglio far vedere per ultimi. Potevo organizzarmi meglio, ma come al solito, poi è una vita che non faccio video. Infatti sono contenta di essere tornata e tra l'altro vi anticipo, no ve lo dico dopo, vi anticipo invece che ci sarà un'altra sorpresina sul canale fra un pochino, un nuovo prodotto per Line e per Bijou, ve lo mostrerò tra un po', state pronte? Allora qua il progetto si chiama Holy Night, avevamo delle gocce bellissime, ve le faccio vedere dopo perché non ha senso, le tre misure di Rockaille oro, no, vedi là. Tre misure di Rockaille. Qua, ah sì, qua c'erano, eccoli qua. Il perno e lo chaton Swarovski da agganciare. Poi le ginkgo rosse crescente dorate. Faccio vedere giustamente. Poi mezzi cristalli e super 2 bianco perla. Dov'è? Di qua per shine. Ed infine i rivoli 12 in questo caso, e gli orecchini sono loro. Devo dire che questi mi piacciono veramente tanto. Mi piacciono tutti, ma questi proprio. Tararadan. E questi sono gli orecchini Holy Night, un pochino più preziosi, essendo l'ultimo progetto, anche col perno Swarovski. Ecco la goccia che vi dicevo, bellissima. È così proprio la goccia, era fatta così. Vedete che io l'ho infilata nella lavorazione, bellissima. E questi sono gli orecchini. E niente, io vi ho mostrato tutto il contenuto, spero vi sia piaciuta. Quando vedrete questo video ci saranno anche tutti gli schemi su Etsy. Se riesco vorrei fare anche un'inserzione combo, mi pare che fino a 5 file si possano mettere, quindi fare magari tutti e 5 i file ad un prezzo speciale invece che comprarli separati. Adesso vedrò se riesco. Quindi qua sotto trovate tutti i link vari. Spero davvero vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Rimanete connesse per questa novità per Line e per Bijou. Ciao!